Nessuno ha parlato di abolire e di eliminare le intercettazioni telefoniche per i reati di mafia e di terrorismo, quindi diciamo per reati estremamente gravi, né in realtà di toccare poi tutto, diciamo, tutta l'attività di indagine che avviene molto spesso per la maggior parte attraverso le intercettazioni rispetto appunto a questi reati.